Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la festa della trasfigurazione del Signore. Nelle omelie precedenti a questa ho cercato di spiegarvi anche un po' il significato teologico, soprannaturale di questa festa, che converge appunto nell'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Gesù porta gli apostoli sul monte e dice il testo viene trasfigurato, il suo volto si riempie di luce, le sue vesti diventano splendenti come la neve. Ho spiegato nelle omelie precedenti che questo non è altro che una manifestazione che Gesù ha voluto concedere a pochi apostoli della bellezza della sua natura divina, perché fossero confermati nella fede in lui e poi, tornando alla vita ordinaria, potessero avere una fede più grande e soprattutto potessero affrontare con serenità lo scandalo della passione, dove Gesù purtroppo sarebbe stato trasfigurato in maniera ben diversa. Dice il profeta Isaia: l'uomo dei dolori ben conosce il patire come uno dinanzi al quale ci si muove la faccia. Quindi capite, c'è questa doppia trasfigurazione di Gesù. Fate attenzione che è immagine della doppia trasfigurazione che può assumere la nostra vita o la nostra anima. Noi possiamo diventare sovrannaturalmente bellissimi, con una bellezza che supera quella del corpo e che è percepibile da chi sta intorno, tanto quanto accogliamo Gesù nel cuore. Oppure possiamo diventare simili a Gesù durante la passione, quindi sfigurarci in peggio se viviamo lontano da Lui e immersi nel peccato. Guardate che non c'è altra possibilità di vita. Ora, in questa omelia, sapete che il buon Paolo VI, Papa, adesso che è beato, diceva sempre che il mondo di oggi non ha bisogno di troppe prediche, perché le prediche annoiano, troppi sermoni o discorsi, ha bisogno di testimoni. E anche Papa Francesco è molto incline a assecondare questa cosa. Io vi racconterò oggi l'esperienza di un testimone che ha conosciuto questa doppia trasfigurazione, che io ho conosciuto personalmente, che adesso purtroppo non è più con noi, o meglio, il nostro Signore ce l'ha preso con sé prima che fosse forse riaspirato da tante cose, che è l'esperienza di Leonardo Mondadori. Non so chi di voi ha conosciuto questo grande personaggio. Leonardo Mondadori era il nipote di Arnoldo Mondadori, il fondatore della casa editrice di Milano. Voi capite che essere il nipote di Arnoldo Mondadori, titolare della casa editrice di Milano, vuol dire avere tutto quello che uno può desiderare dalla vita, capite? Soldi, tanti, ma tanti, ma tanti. Successo e rinomanza pubblica, tanta, ma tante, ma tanta. Soddisfazione della vita, sfizi, tutti quelli che vuoi. Vacanze, porto rotondo, non so, Ibiza, adesso non sono molto pratico, le cose che vanno molto più di moda, ma qualunque scrivi Ibiza che viene sulla testa, paghi e ci vai, capite? Case, ville, servitù, ne racconta queste cose, tutto quello che vuoi. Donne, quante te ne pare? Le mogli ce ne ha avute tre e del resto non si è fatto mancare nulla nella vita. Dico tutte queste cose non perché faccio la spia, perché se voi comprate un bel libro, uno dei più bei libri che ho letto nella mia vita, leggerissimo, me lo sono letto in due giorni. Non è un libro teologico o una storia dei santi, insomma, così impegnativo, è proprio un libro che dove lui si racconta un'intervista. Vittorio Messori, che tra l'altro scrive molto molto bene, una penna molto molto scorrevole, intervista questo uomo che si denuda, racconta la sua vita. Il libro si chiama Conversione, perché lui è passato da questa vita che era apparentemente stupenda, quello che tutti quanti noi sogniamo. Chi non sogna una vita così? Cioè, quindi, se vuoi la vita con un sacco di soldi, vuoi fare quello che ti pare, puoi trovare tutti gli sfizi, puoi andare a vacanza dove vuoi, capite? Puoi averci tutto quello che desideri. Pensa e fai. Tutti quanti pensiamo e chiaramente siamo in qualche modo persuasi che se ci avessi questo, ho fatto bingo, ho trovato la felicità terrena. E lui racconta che tutto questo era una gigantesca, come dire, messa in scena, un gigantesco palcoscenico composto da molti piaceri, ma che dentro gli aveva completamente lasciato la morte nel cuore. E lo racconta, e racconta in questa intervista il processo della sua conversione. Com'è avvenuta la sua conversione? E che cosa è successo poi?
non ci sono stati eventi eclatanti. Voi sapete che ci sono, che ne so, i grandi convertiti, no? I folgorati da cavallo come San Paolo. Io qualche cosa del genere l'ho vissuta, no? Perché la mia vita, mi conosce, sa che cambiò durante una giornata mondiale della gioventù, questa grande invenzione che fece San Giovanni Paolo II e che veramente ha prodotto molti frutti in molti giovani, non solo in me ma anche in molti miei amici che partecipavano a questi eventi. Invece ci stanno altre conversioni che sono completamente differenti, avvengono piano piano e in maniera quasi impercettibile. A un certo punto Leonardo Mondadori racconta e conobbe un prete chiaramente in gamba e anche di un certo livello culturale, perché vive, no, Mondadori era una persona molto colta, molto istruita e non era molto credente. Questo prete ebbe la capacità di intessere un rapporto di amicizia con quest'uomo e hanno cominciato a parlare di letteratura, di romanzi, di filosofia, di cose di questo genere, intessendo un rapporto di questo tipo. Chiaramente, essendo Leonardo affascinato da questo prete, ogni tanto ci metteva una domanda impegnativa. D'accordo? Ma la Chiesa che dice questa cosa? Ma i preti che pensano su questa cosa? Ma è vero che si dice? È nato così. Un bel giorno lui ha sentito nel cuore l'esigenza di entrare in chiesa e di andarsi a confessare. Ha avuto al termine di questo lento processo questa luce profonda e racconta questo episodio come il giorno più bello della sua esistenza. Si è scaricato di dosso la vita con tutti quanti i vicini che aveva, torna a casa. Ecco perché ve lo racconto oggi, diceva la trasfigurazione, la cosiddetta moglie, perché era la terza, quindi davanti a Dio, ben sapete, non era la moglie, perché le mogli, il marito, davanti a Dio ce ne sta ancora una e ce ne starà sempre una, insomma, fino a prova contraria. Questa lo vede entrare dentro casa, lo guarda in faccia e gli dice: ma che hai fatto? Ma che ti è successo? C'è una faccia diversa, ma che ti sei fatto la plastica? Gli dice proprio così, lo leggete nel libro. E lo sapete che risponde? Dice, sì, mi sono fatto la plastica all'anima. Quindi erano cambiati, non era cambiato lui, erano cambiati questi. Le persone che mi conoscono, non mi impressionate, perché io quando incontro una persona, non è che la faccio vedere per cattiveria, ma la guardo bene negli occhi. Perché a me basta guardare 5 secondi una persona negli occhi, perdonatemi la superbia, per capire cosa c'è dentro quell'anima. Se è felice, se non è felice, se è turbata, se si porta dietro delle sofferenze, delle angosce, dei problemi, perché l'occhio non tradisce. E voi immaginate che questa donna dice: sì, mi sono fatto la plastica all'anima. Allora ti comunico che ho scoperto che tu non sei mia moglie in realtà. Quindi da oggi in poi non possiamo continuare a stare insieme, ma continuiamo a stare insieme come fratello e sorella. Immaginate, insomma, che capite, no? Io mi metto sempre nei panni perché io sono un prete e per me certe cose sono normali, no? Però per chi vive lontano dall'ambiente, dalla chiesa, fa un discorso del genere, dice, adesso abbiamo 113, quindi non ha accettato tanto granché. Ma così, capite, arrivato questo processo, pum, decisione immediata, è stato coerente dall'oggi al domani. Poi, tra l'altro, non contento, continua a raccontare in questo libro, capite, voi immaginate una vita di una persona che ha condotto una vita, come diceva, tra donne e motori, che era appassionato, macchine, sa quante macchine si era comprato, prodotti tipi, Ferrari e cose del genere. Da oggi al domani, guardi a tua moglie, da oggi in poi gli amo una fratello e sorella, capite, qualche piccolo problema, lo ha accusato, no? E diciamo, aveva qualche incidente, cercate di capire perché siamo in chiesa, inerente alla custodia della purezza, piccoli incidenti, ma ce li aveva. Allora, parlando con questo prete, andava a confessare e con molto fastidio dice: non devo continuare a confessare sto peccato di carne. No, sto prete veramente gli diceva: Leonardo, abbi pazienza, insomma, cioè tu sei passato dalla vita che ha fatto tutti i colori, mo gli devi dare un pochino di tempo, no? Quindi stai un po' nella camera iperbarica, ci sarà un tempo in cui devi mettere in conto qualche piccolo incidente prima di cominciare a fare il proprio bambino. No, 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 io non metto conto niente, a me sta cosa mi dà fastidio e da oggi in poi risolviamo, te faccio vedere io che faccio. Sapete che ha fatto? Dato che oggi è cominciata la novena dell'assunta, è andato in chiesa, in una chiesa, si è messo davanti una storia della Madonna e ha detto: senti qua, tu chi sei? Tu sei la sempre Vergine Maria, giusto? Ah, tu
tu sei la custode dei vergini? Sì. Tu sei la madre della purezza? Sì. Tu sei tutto questo? Bene. Se è vero, io ti chiedo questo tutto. Io con questa roba da oggi in poi non ci voglio avere più niente a che fare. E che è successo secondo voi? Che tutti gli altri strascici, diciamo così, del cosiddetto peccato impuro, da quel giorno Leonardo li ha archiviati. È rimasto sul pianeta Terra 3-4 anni, il tempo di scrivere con il solito questo bellissimo libro. Io l'ho conosciuto, sono andato apposta perché ho visto che presentava il libro a Miti di Rimini, che faranno da poco, sapete che ogni anno mia a Rimini. Questo è un evento molto bello perché, a parte le simpatie di Comunione e Liberazione oppure no, però sono eventi molto importanti, perché sono eventi grossi, sono eventi anche culturali, no? Sì, diciamo anche una cosa sul folklore, cioè tutte quante le cose che creano in qualche modo aggregazione e trasmettono dei messaggi positivi sono sempre visti bene dalla Chiesa, anche quando sono più volte persone che non la pensano esattamente come noi, perché il messaggio è comunque sempre da valorizzare, sono sempre dei ponti che la grazia di Dio può poi elevare ad altro, e andare a conoscere, gli stringi la mano e la possibilità di scambiarci con due chiacchiere. Poco dopo il Signore l'ha preso, c'è un tumore improvviso e in breve tempo è partito. È una storia molto molto edificante, lui racconta in maniera proprio visibile, no? Quindi questa doppia trasfigurazione, dice, lui ha avuto una vita che sembrava stupenda, ma in realtà era un inferno, e poi una vita al termine che, umanamente parlando, di questo è andato fuori di testa, d'accordo, tocca a portarlo in qualche, a ricordarlo da qualche parte, ma dentro il cuore ha vissuto la pace e la bellezza del sentirsi sereno, gioioso e riconciliato con Dio e col prossimo, anche se questo ha comportato proprio nella sua vita delle rinunce, dei sacrifici che ha fatto con tutto il cuore. Ecco, questo è un pochino il senso di questa festa. Noi stiamo davanti a Gesù, vedete, contempliamo Gesù crocifisso. Gesù crocifisso è l'immagine di come siamo noi quando siamo lontani da Lui. Tutto il male nostro se l'ha già preso in sé. La trasfigurazione è un anticipo della risurrezione. Gesù non è soltanto crocifisso, Gesù è crocifisso e risorto, altrimenti non staremo qui. La risurrezione è l'immagine di come è la nostra vita, di come può diventare la nostra vita se accogliamo Lui e lasciamo che Lui ci trasformi nella sua bellezza. Maria Santissima, che celebriamo nell'assunto, è un'immagine perfetta, una donna completamente trasfigurata nella grazia, perfettamente felice e capace di essere per lui l'anello di congiunzione profondo con il mistero di Gesù e con la salvezza che ci porta. Affidiamo a lei le nostre vite, io affido anche le vite di voi che siete presenti oggi, ieri ci vorremmo questa messa con lui, e ci prendiamo bene la novena e ci prepariamo, noi che siamo sotto legge della assoluta, sotto il suo patrocinio, a celebrare con noi questa grandissima festa mariana. Siamo lodati con Gesù e Maria.